l'ho detto in premessa e lo ribadisco alla presenza del segretario Rosso. Alla presenza del segretario Rosso. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. In spiaggia di ombrelloni, non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora manchi tu. E dice Gualtieri che ne ha pagato tu mojito. Però te pago il banco, Matteo, che sto a fare punti per bonus Befana. Fino a poche settimane fa, l'Italia stava andando a sbattere. E sarebbe stato molto, molto... Quando io dico conto le papete, ora non voglio, diciamo, offendere nessuno, naturalmente, è una battuta, ma davvero noi avevamo una situazione drammatica. Non si può dire paghiamo i conti del papete, sono delle frasi a effetto. Allora, nulla se non più vogliamo... Per giustificare il fatto che volevano mettere... No. Che vogliono alzare le tasse. Siamo passati rapidamente dal papete al bar sotto casa, dal mojito ad alto tasso alcolico di Salvini, a un bicchiere di gazzosa un po' svaporata. Questo nuovo governo ha improvvisamente fatto cambiare pagina l'Italia in meglio. Quindi una situazione davvero drammatica che aveva il paese e ora viene considerata quasi come un brutto sogno, un incubo che è passato. Vagabondo. Trovare 23 miliardi in 23 giorni per non aumentare l'IVA era davvero una missione quasi impossibile. È una decisione molto netta e molto chiara di non aumentare l'IVA, quindi questo mi sento di escluderlo. La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'IVA. Tutto? Neutralizziamo le clausole di salvaguardia, quindi i 23 miliardi ci sono, li abbiamo trovati. Ma non l'hai trovati sti 23 miliardi? L'altro giorno dentro una giacca non mi mettevo da gennaio, penso. E la montagna partorì il topolino. 23 miliardi da un topolino. Però, insomma... La manovra è una manovra di circa 29-30 miliardi. Qui tocca trovare altri 5 miliardi. Aspetta un attimo che qui sotto è pieno di monedine, forse ci arriviamo. Si è bloccata l'aumento dell'IVA, del regalo di Salvini dei 23 miliardi lasciati in eredità. Non ci sono tagli per gli enti locali, per i comuni, per chi ha più bisogno e si apre dunque una nuova stagione. Rimodulare. Perché io, sa, dei termini politici ho sempre un pochino... Sì, allora, non solo quelli inglesi, tre, ma anche quelli italiani. Abbiamo 4, IVA al 4, IVA al 10 e IVA al 22. L'IVA non può aumentare né nell'aliquota minima, né in quella intermedia, né in quella più alta. Quando le uscite superano, cioè si spende di più di quanto non entri, c'è una differenza che chiamiamo disavanzo, qualunque famiglia lo sa, e questo disavanzo va a finire a debito. Vuol dire che noi spendiamo più di quanto non incassiamo come paese e andiamo a chiedere soldi in prestito sia alle famiglie italiane sia ai mercati internazionali. Vogliamo fare una manovra espansiva rispetto al passato perché vogliamo contrastare le politiche di austerità. Quindi sarà un numerino un po' alto, lo preannuncio ma non do indicazioni. Sopra il 2, sotto? Non si può dire. Sopra il 2. Okay. Questo super documento gigantesco di 120 pagine che si chiama NADEF, nota di aggiornamento del DEF, cioè il documento di economia e finanza. Sembra una roba che è tremenda, lontana da noi, ma non lo è, perché dentro questa storia c'è tutto quello che accadrà nel prossimo anno. I famosi 30 miliardi che ballano qui dentro, dobbiamo sapere che 23 sono per scongiurare l'aumento dell'IVA. Perché l'unica cosa che ho capito io dopo tutto sto gran chiasso è che l'IVA non aumenterà. Conte ha dovuto convocare leader e ministri, i diversi soci del governo, per un vertice notturno, 4 ore in piena notte, per affrontare il primo vero scoglio per la maggioranza. E non è bastato, però, il nodo dell'IVA è ancora lì. Abbiamo approvato questo primo documento di contabilità pubblica che preannuncia l'impostazione della manovra economica, quindi un documento importante.
Vogliamo nel complesso anche abbassare le tasse, quello è il nostro obiettivo, e anche abbassare le aliquote dell'IVA in prospettiva. Il vero problema nostro endemico è l'evasione. Noi oggi in Italia, l'ho detto più volte, paghiamo tutti di più perché molti non pagano. Una voce nuova è invece in inglese il cashback, che quello è l'IVA sostanzialmente. Questo me lo devi spiegare, questo è il bene. Punto su questo cui è il punto tutti su cui si stanno scontrando. Allora, il cashback, i soldi indietro sostanzialmente. Come funzionerebbe questo meccanismo? Facciamo un esempio pratico. Andiamo a cena al ristorante. Se io vado a pagare in contanti, pagherò una IVA, quindi una tassazione, al 12%, quindi due punti in più di quanto è adesso. Se invece io uso la carta di credito o il bancomat, pagherò lo stesso il 12%, quindi due punti in più, ma nell'estratto conto del mese successivo mi vengono tornati indietro il 3%, quindi io alla fine pagherò il 9%. Cioè Conte dice, no, carte di credito, bancomat per tutti, zero soldi, zero commissioni, zero costi. Ma intanto vorrei ricordare al Presidente del Consiglio che le banche guadagnano su questo. Quindi dovrebbe convincere le banche che cambiano il loro mestiere. Non diciamo che pagare con la carta elettronica o con la moneta cartacea uguale, perché diciamo una supercazzola. Chiedo venia a tutti i miei professori, non ho mai aperto il libro di matematica. Da quando sono lì, noi abbiamo sentito soltanto parlare di più tasse. Tasse sulle merendine, tasse sulle bevande, tasse sui voli aerei, tasse sul contante, ma più dell'80% dei cittadini italiani paga le transazioni, gli acquisti, le fa in contante. Ma come si fa a pensare che noi vecchietti, che siamo un po' così, insomma, ci mettiamo subito a capire come si fa a usare la tessera di qui, la tessera di là, il banco, ma la cosa? Lei sa che questo ci costa una miriade di soldi, e poi questi soldi dove vanno? No bancomat, no credit card, solo economia reale. Ambiziosa l'idea del governo di recuperare ben 7 miliardi di euro di evasione dalla lotta al contante, ma non sarà certo una battaglia facile. Questa è la pizzeria romana preferita dal Presidente del Consiglio. Quando viveva qui accanto, prima di trasferirsi a Palazzo Chigi, era praticamente un cliente abituale. E fino a gennaio scorso questa vignetta non era altro che la fotografia dell'ingresso, dove un cartello avvisava dell'assenza del POS. Però una volta il Presidente del Consiglio ci ha detto, da oggi in poi pago col banco, ma tenete ho dovuto mettere. Salvini, lei è contrario a penalizzare chi usa il denaro contante, però è a favore di incentivi o di premiare chi usa invece bancomat, carte di credito o no? Sì, basta che non ci rimettano i consumatori o i commercianti, nel senso che basta che non si arricchiscano le banche. Allora Calenda, la prova del budino, no? Bisogna assaggiarlo, il governo adesso è misurabile. Sì, la prova del budino poi è la vera e propria legge di bilancio, quello che io condivido il fatto che non c'è una visione. Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua. Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Risparmigliano Reggiano. Lasci male a me il Presidente del Consiglio, lei si accomodi fuori. A me sai che cosa piace? La faccia dei Conte? Che all'inizio pensa che quello faccia parte del protocollo. Sì, sì, sì. Dice, guarda Casalino che mi ha combinato. Guardate il governo faccia nuovo, quanto ci divertiamo. Invece allora, capisce che non è amica lei. Sì, c'è proprio una trasformazione dello sguardo. Ma questa? Lui cerca di entrare nella conversazione. Afferra quelle 6-7 parole d'inglese, cheese, parmigiano reggiano. Pompeo è divertitissimo. Pompeo non gli pare vero, cioè, finalmente arriva un po' di roba. Mike Pompeo, segretario di Stato americano, è a Roma per due giorni di fitti vertici. Oggi incontra Giuseppe Conte e poi domani sarà il turno di Luigi Di Maio. Dopo essersi infilato in una guerra commerciale con la Cina senza precedenti, Trump si ritrova adesso in mano una gigantesca mitragliatrice che può puntare dritta sull'Unione Europea. Gliel'ha regalata oggi l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per inciso dalla quale Trump ha detto più volte di volersene andare, che ha autorizzato gli Stati Uniti ad imporre
imporre dazi su prodotti europei per 7 miliardi e mezzo di dollari l'anno. La partita dei dazi, che per l'Italia potrebbe essere un salasso, soprattutto per l'agroindustria, formaggi, vini, pasta, l'olio d'oliva. La sfida diplomatica di Conte, soprattutto di Luigi Di Maio, che ha tenuto alla Farnesina la delega al commercio estero, è dunque cercare di limitare i danni. Tuo fa l'americano, americano, americano, sienta me chi don fa fa. Conte è un genio, è amico di tutti, ci penserà sicuramente lui. Confidiamo di poter ricevere attenzione da parte del nostro tradizionale alleato, gli Stati Uniti, su quelli che sono alcune nostre produzioni che riteniamo veramente strategiche nell'ambito del commercio internazionale. Quanto ci può costare questa storia dei dazi americani sul prosciutto, sul formaggio, sul parmigiano? Ho letto cifre fino a un miliardo, insomma, se fosse veramente quello che si teme, no? Sì, sì, colpirebbe l'export di alcuni prodotti che piacciono molto perché sono molto buoni. Crediamo di avere molte ragioni e pensiamo che, ecco, questo è uno dei casi in cui è importante farsi valere come paese. Per me è molto importante il tema, l'ho manifestato al segretario Pompeo, che riguarda i dazi. Il tema dei dazi ci preoccupa, è molto preoccupante perché noi abbiamo imprese che vivono di export, che vivono della possibilità di far conoscere le Ferrari del mondo del vino, le Ferrari del mondo agroalimentare, le Ferrari dell'artigianato in tutto il mondo. Vivono di questo le nostre aziende. In passato, ho spiegato al segretario Pompeo, che si esportavano gli stabilimenti industriali. Noi stiamo lavorando ad esportare i prodotti e a tenere gli stabilimenti qui e il lavoro qui. Non bastava Ping, no, Di Maio chiama Mike Pompeo. Gliel'ho bannato perché lui fa sempre lo spoiler. Guardiamolo insieme come lo chiama. Sì. Cioè, due ore che è stato in Italia Pompeo, gli è successo di tutto. Noi da pochi giorni al Ministero degli Affari Esteri abbiamo portato anche tutto il dipartimento che riguarda le relazioni commerciali e la politica commerciale. Bravo. L'ho detto in premessa e lo ribadisco alla presenza del segretario Rosso. Alla presenza del segretario Rosso. Noi siamo alleati degli Stati Uniti. Pensa fossimo stati nemici. In questo momento occorre che tutti gli italiani, maggioranza e opposizione, destra, centro, sinistra, sopra, sotto, combattano contro questa follia. La ratio di tutto quello che sta avvenendo è il sorgere dei nazionalismi, di cui poi Trump, essendo la più grande democrazia del mondo, finisce per di essere il portabandiere di questo nazionalismo esasperato. American first significa prima gli americani, ma non abbiamo sentito anche nel nostro paese prima gli italiani. C'è un insegnamento che arriva da questa storia, lo lasci dire con forza ai profeti del protezionismo che sono venuti in questo studio a raccontarci di quanto sia bello il protezionismo. A forza di fare i protezionisti, poi arriva quello più grande di te che ti distrugge. Perché il protezionismo altro non è che una forma di bullismo economica. Da dovere è di avere un livello sovranazionale capace di dialogare con i tre grandi imperialismi esistenti, gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, maggiormente Cina e Stati Uniti. Un dialogo che non può esaurirsi in un nazionalismo a tutela della propria economia. In uno scontro fra giganti, gli Stati Uniti e la Cina, su tutti, l'Europa è piccola, ma l'Italia da sola è veramente piccola così e ne uscirebbe con le ossa rotte. Tuo palo americano, americano. Tu avessi accettato di venire qui al Senato per riferire sulla vicenda russa, una vicenda che oggettivamente merita di essere chiarita anche per i riflessi sul piano internazionale, avresti evitato al tuo Presidente del Consiglio
di presentarsi al tuo posto, rifiutando di per giunta di condividere con lui le informazioni di cui sei in possesso. Ma forse lei lo ha sottovalutato e forse le ha dato anche un po' fastidio che per ben due volte Conte le abbia chiesto di andare in Parlamento per riferire sul cosiddetto Russia Gate. Perché non va in Parlamento? Ma perché c'è un'inchiesta, perché io rispetto il lavoro dei magistrati. C'è un'inchiesta che va avanti da quasi un anno, noi abbiamo, che finirà, questo è il mio pronostico, in niente, perché non c'è niente, ma, non ci sono rubli, dollari. Ma cosa ci sarebbe di irrispettoso se lei doveva andare Parlamento a chiarire che quando non, era ministro che non ho preso interno, niente, non ho chiesto niente, non mi ha dato niente? Questa è la sala colazioni dell'hotel Metropole a Mosca, una sala incredibile, stile Liberty. Questo è l'hotel dove si è tenuta la trattativa tra Savoini e i russi per la vendita di 3 milioni di tonnellate di gasolio. A uno di questi tavoli erano seduti il 18 ottobre del 2018 sei persone, tre russi e tre italiani. Tra gli italiani c'era appunto Gianluca Savoini. Gianluca Savoini, lo sappiamo, era il rappresentante di Salvini per i rapporti con il governo russo ed è stato beccato da una registrazione ambientale mentre insieme ad altri rappresentanti della Lega trattava una partita di petrolio, gasolio e gas dal colosso russo Gazprom a una serie di gruppi italiani, tra cui l'ENI, e questi signori, questi faccendieri, parlavano con i russi di una cresta. E c'è un dato piccolissimo. Come lei ricorderà, su questa vicenda, la vicenda appunto dell'hotel Metropole, il Parlamento aveva chiesto che lui riferisse in Parlamento. Come lei sa, un ministro non può sottrarsi quando il Parlamento chiama, eppure lui si è sottratto. Ma la cosa più singolare, sinceramente senza precedenti nel nostro paese, è che prima si è sottratto ad andare in Parlamento e dopo tre giorni ha chiesto lo scioglimento del Parlamento. Perché non si è presentato in Parlamento? Cioè, per esempio, infatti è proprio su questo. Allora facciamo una cosa. Volevo chiederlo a Maroni. Allora facciamo una cosa. Maroni è stato ministro dell'interno, ma davanti a un'inchiesta dal punto di vista giudiziario rilevante doveva di presentarsi tipo in Parlamento oppure no? Lei si sarebbe presentato in Parlamento. Maroni. O sarebbe fuggito anche lei? No, Salvini non è fuggito, non diciamo sciocchezze, per cortesia. C'è un'inchiesta in corso, lui ha fatto le dichiarazioni che doveva fare, ha dato la sua interpretazione, mi pare veramente tanto fumo su una cosa che deve ancora tutta essere verificata. Non è un colpo di Stato cambiare di governo, è un colpo di sole aprire una crisi in questo momento. Magari per uscire dall'euro o per entrare nel rublo, vedremo quello che potrà accadere. Seduti a un tavolo della hall si incontrano da una parte Savoini, l'avvocato d'affari Gianluca Meranda, il consulente bancario Francesco Vannucci, dall'altra tre russi, due di loro sono vicini alla galassia di Putin. I sei stanno trattando un affare da $1.5 miliardi. I russi promettono di vendere gasolio agli italiani con un maxi sconto e gli italiani, con la plusvalenza creata, garantiscono $65 milioni che sarebbero dovuti finire nelle casse della Lega. Io penso che la vicenda russa gli abbia fatto perdere sicurezza, cioè l'ha messo in ansia. E per il tipo di politica che lui ha messo in campo in questi 14 mesi, perdere sicurezza non è un elemento banale. Io non penso che sia questa inchiesta eventualmente a preoccuparlo, perché mi sembra che appunto i soldi non ci sono, i rappresentanti di grosse aziende petrolifere lì non c'erano. Non si capisce ancora bene chi ha registrato cosa, chi c'era, non si sanno ancora tutti i protagonisti, non si sa chi c'era lì. Chi ha registrato, se era una specie di trappolone di questi un po' opachi oppure no. Quindi mi sembra che sinceramente non possa preoccuparlo più di tanto questa inchiesta qui. Lei deve andare in Parlamento, che è un'altra, che è la sede deputata per un ex ministro, leader di... Ma quando i magistrati hanno detto Salvini non sa nulla e non ci interessa neanche sentirlo, e lo dicono i magistrati. E allora vada, perché non ci va in Parlamento? A dire che non so nulla, sì. Ma se vuole, ma gliel'ho detto 18 volte in Parlamento. Salvini ha dato varie versioni. All'inizio sembrava che non conoscesse Savoini o che Savoini fosse una specie di millantatore. Purtroppo quello che frega spesso Salvini sono i social.
E quindi se uno andava a vedere lo screenshot dei vari post fatti da Salvini ogni volta che andava in Russia, c'era sempre Savoini al suo fianco, come Zelig. Salvini è stato un po' strano nell'ultimo periodo. Non spiegava sta storia dei rapporti coi russi? Lì non è un problema soltanto legato alla presunta tangente richiesta da questo signore che si chiama Savoini e che è un collaboratore di Salvini. Facciano i giudici, a noi non interessa. Il punto è che politicamente sposta l'Italia, si dice, nell'orbita della Russia. Ritengo Putin un ottimo uomo di Stato. Ritengo inutili e sbagliate le sanzioni economiche contro la Russia che ci stanno costando un capitale. Ritengo più intelligente avvicinare la Russia all'Europa piuttosto che lasciarla in mano cinese. Ma lo ritengo gratis, non perché mi pagavano il petrolio o i rubli. Le istituzioni europee sono molto preoccupate, certamente, perché avere Putin come riferimento politico vuol dire credere a un sistema dove le libertà sono completamente compresse. Quindi che un partito italiano, che ha espresso anche il vicepresidente del Consiglio, abbia come obiettivo quel modello, deve far paura a tutti gli italiani. Lei di nuovo politica. Da Mosca ripeterebbe in una conferenza stampa internazionale: io mi trovo meglio qui che in tanti paesi europei. Ma guardi, io sono così. Io se credo una cosa e penso una cosa la dico, senza valutare le conseguenze elettorali. Sì, ma il che mi preoccupa ancora di più, perché non è in grado di valutare le persone che si sceglie come alleati o con le quali sta al governo. No, ma perché lei è una persona in che dice quello che pensa sempre, non lo fa nessuno, nessuna persona intelligente lo fa nel corso della vita sempre 24 persone, ore su 24. Quindi quelli che dicono quello che pensano sono poco intelligenti. No, penso che se lei è ministro dell'interno di un paese che è saldamente nell'alleanza atlantica come l'Italia, non va a Mosca per dire mi trovo... Atlantica. Vuoi dirci, ex ministro dell'interno, caro Matteo Salvini, se fosse qui glielo chiederei, ma lei davvero quando parlava di Putin e della Russia come del grande esempio per tutti noi, lei ci sta facendo cambiare alleanze, noi non siamo più un paese europeo, l'America non è più il nostro alleato, cioè questa roba qua va spiegata, questa è roba molto seria. Se l'Italia è in Europa come Londra e Parigi, stesso sangue scorre dal Po fino al Tamigi. Ius solis, ius sanguinis non fa differenza. Parlo di esseri umani che usano l'intelligenza. Laura Boldrini, ci spiega cos'è lo ius culture? Ecco. Diritto che nasce dalla cultura. Come un bambino nato in Italia o arrivato in Italia prima dei 12 anni, che va a scuola con i nostri figli e le nostre figlie, può diventare italiano. Quindi, se fa un corso di studio di 5 anni, può diventare italiano. Lo Ius Culture passa invece attraverso il sistema scolastico italiano. Al momento si discute proprio di una proposta di legge che prevede che potranno chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia a partire dai 12 anni o che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento del corso della scuola primaria, ad esempio i 5 anni delle scuole elementari. Secondo gli ultimi dati della Fondazione Leone Moressa, sono circa 825.000 i ragazzi stranieri che hanno completato almeno 5 anni di scuola in Italia e che sarebbero dunque interessati dallo Ius Culture. Tutti i miei figli sono nati qua, in Italia. Dovete rinnovare sempre il permesso di soggiorno? Sì, sì. Ogni quanto? Dopo 2 anni. Ogni 2 anni? Sì. Ti piace l'Egitto o ti piace l'Italia? Scendi in Egitto solo una volta, solo l'anno scorso. I bambini sono nati qua, vivono qua da una vita. Hanno troppe agevolazioni che noi italiani invece non veniamo agevolati. Tipo? Tutto. Tutto quello che è burocrazia, loro sono più agevolati di noi e non è giusto. Cittadini di serie A e cittadini di serie B. Qualcuno lo potrebbe sintetizzare così il confronto sulla necessità di concedere o meno la cittadinanza ai figli degli immigrati. Vogliamo un altro tema molto divisivo, lo Ius Culture. È un tema molto attuale, Mirta, ne stiamo parlando in questi giorni. Andiamo a vedere gli schieramenti su questa proposta di legge. Lo Ius Soli, che fa molto discutere, sarebbe lo Ius Culture oggi, perché che è una... ha aperto anche una divisione all'interno del PD. Anche nel PD c'è un po' di divisione. Vedevo la Morani, ha detto no, oggi non bisogna farlo aprire allo Ius Culture, oggi sarebbe un errore strategico. Il nostro è un governo che si è insediato da poco, che ha dato già una svolta radicale rispetto alla gestione delle politiche migratorie di Salvini. In un mese siamo passati dai porti chiusi alla legge sulla cittadinanza.
Io non credo che un mese sia abbastanza per superare le profonde divisioni che sul tema dell'immigrazione ci sono nel nostro paese. Serve preparare il terreno, questo dico io, rispetto allo Ius Culture. Che posizione ha lei come capo politico del Movimento 5 Stelle? Guardi, io credo che non sia oggi la priorità. Ragioniamo un attimo per... C'è timore di dare elemento ancora a Salvini? No, a me piace molto l'idea che i bambini... che nascono e crescono qui e diventino italiani. Per quanto riguarda la cittadinanza, oggi devono aspettare i 18 anni. Io immagino che si può anche ragionare sull'anticipare questa scadenza, però bisogna ragionare a bocce ferme e in un contesto di sicurezza e con la situazione sotto controllo, cosa che non mi sembra che sia. Quindi prima riportiamo la situazione dell'immigrazione sotto controllo e poi affrontiamo il problema. Veniamo ai numeri aggiornati a stamattina relativi agli sbarchi. Conte e Di Maio settimana scorsa hanno fatto i fenomeni dicendo stiamo risolvendo il problema. I dati li smentiscono. Siamo quasi a 2000 sbarchi solo nel mese di settembre. Più del doppio, ripeto, più del doppio rispetto agli sbarchi di tutto il mese di settembre dell'anno scorso. Interessante questo punto. Allora, intanto vorrei dire che non parliamo di quelli che arrivano adesso, ma di chi già ha maturato un soggiorno. Poi vedremo la legge come sarà, perché ancora non c'è questa legge. Sicuramente quelli del PD che salivano a bordo delle navi dell'ONG e della signorina Carola saranno contenti. Gli italiani un po' meno. Io mi sbaglierò. Ma se noi ci trovassimo a dover chiarire ciascuno cosa intende dire quando parla di cittadinanza, di cosa stai parlando esattamente? Di un bambino che deve poter andare a scuola, che deve poter avere l'assistenza sanitaria, che se la famiglia ha bisogno deve poter essere aiutata? C'è già. E quindi è inutile che la reclami animatamente, c'è già. Si parla di nuovo di Ius Culture e che dice Matteo Renzi? Se ci sono i voti, sì, ma non facciamone un tormentone. E quindi è un po' quello che ha fatto Gentiloni, che diceva non ci sono i voti, non lo facciamo. No, perché non si impunta, la domanda è perché non si impunta sull'IVA, sull'Ius Culture, come ho fatto lui? È una cosa molto telegrafico. Semplice. Ho capito, ma ho fatto la domanda sui massimi sistemi, mi faccia fare un minimo di ragionamento. Ius Culture adesso bisogna aspettare? Che cos'è lo Ius Culture? Cosa stiamo dicendo? Che se uno ha fatto le scuole in Italia può diventare cittadino italiano? Non è che c'è qualcuno sano di mente che possa sostenere il contrario. Gabriella Nobile ha fondato l'associazione Mamme per la Pelle e per richiamare l'attenzione su tanti episodi di razzismo che riguardano bambini neri. È mamma di due bambini adottati che vengono da dove? Il grande arriva dal Congo, è nato in Congo e la piccola è nata in Etiopia. Mio figlio che era in vacanza con mia mamma a Recco in Liguria, lui appunto è piccolo ancora, anche se è alto 1,75 m, e ha subito due episodi di razzismo abbastanza gravi nella piazzetta di Recco nel giro di 3 giorni. Quindi il primo era lì che giocava con degli amici e una pallonata è partita e ha colpito una donna. Il compagno di questa donna si è buttato addosso a lui e ha iniziato a dire dammi il permesso di soggiorno, tu chi sei? Dammi i documenti. Cioè non stiamo parlando come qualcuno pensa, si possono avere le opinioni più diverse, sì, di chi arriva coi barconi, di immigrati, clandestini, regolari. Stiamo parlando di bambini che sono nati, cresciuti in Italia, che parlano l'italiano meglio della lingua dei loro paesi di origine, che in alcuni casi non sono mai stati nel paese da cui vengono i loro genitori. Per me gli italiani non sono razzisti, per me gli italiani è un popolo composto da tante persone, ci saranno degli stupidi, perché le persone che aggrediscono un bambino sono stupidi, non è che sono razzisti, sono persone stupide e quanto tali vanno condannate. Va bene, sotto il mio governo l'accordo, quindi si può aspettare? Le rispondo. Rilancio. Questa cultura della paura ha portato a rappresentare lo Ius Soli come l'invasione. E non si rendono conto questi signori alla Salvini che l'invasione arriverà nei prossimi 20 anni, perché ci sono 2,5 miliardi di africani. Se l'Europa non inizia a fare il piano Marshall per l'Africa, sintesi, io sono d'accordo sullo Ius Culture. Aggiungo, sono d'accordo sullo Ius Culture non soltanto per i bambini delle scuole, ma anche per quelli dell'università. È evidente che siccome io ho 40 parlamentari, i miei ci sono. Vediamo se ci sono gli altri. In primo luogo, il problema è che noi abbiamo una classe politica
tutta, da destra a sinistra, che non studia un accidenti. Ha soltanto il problema della frase a effetto che passa attraverso la televisione e può creare consenso. È un continuo show pubblicitario, punto. Sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole. Allora, dal PD esce Renzi e entrano Laura Boldrini e Beatrice Lorenzin. Renzi ha detto che lui è uscito perché voi cantate bandiera rossa. E il suo PD è diventata questa roba qui? La cosa bella è che in queste ore si stanno iscrivendo al Partito Democratico centinaia di persone. La scelta di Lorenzin, entro nel PD. C'erano due notizie questa settimana. Secondo me quella è di secondo piano, l'altra. Onorevole Boldrini, allora lei entra nel Partito Democratico il giorno dopo Beatrice Lorenzin. Questo significa che il Partito Democratico è un partito plurale oppure che non ha una rotta ben precisa, una linea ben precisa? Ma tenderei per la prima delle ipotesi. Si stanno iscrivendo e arrivando le persone più diverse, dall'ex presidente della Camera, la Boldrini, a Beatrice Lorenzin, che erano molto diverse. Beatrice Lorenzin, entro nel PD per rafforzarlo, ecco, contro la macchina da guerra che hanno messo in campo i sovranisti. Capito? Dice, da soli non ce la fanno. Diego, entro nel PD. Renzi lascia il PD dicendo è la vecchia ditta, un partito del Novecento, e lei ci entra dentro. Ma questa è una, insomma, io ho fatto una valutazione molto ponderata. Credo che rispetto alla grande sfida che noi abbiamo di fronte, e cioè battere i sovranisti in Italia, che sono coloro che stanno portando avanti una cultura illiberale in questo paese, che ci volevano far uscire dall'Europa e dall'euro, in questa prospettiva io credo che bisogna rafforzare il Partito Democratico. Il problema del PD per me è stata la totale involuzione in un partito nel quale non ti chiedono che cosa pensi, ma ti chiedono con chi stai. Queste sono le critiche di chi non ha niente di positivo da dire su se stesso e quindi per giustificare le azioni parla male degli altri. Sono pensa che questo partito offre una casa alle tante persone che come me hanno dei valori e che cercano soltanto il luogo dove poterli esprimere e poter fare cose concrete per il paese. E questo è l'inizio di una grande e bella avventura. Grazie. Bene, grazie a te. Vedete che qua Zingaretti se ne va molto prima. Lui capisce, forse chiude la porta lì. Che la verità è che il Partito Democratico rimane non un partito del leader o di una persona, ma il partito di tante e di tante differenze. PD app per iscriversi e votare, la risposta ad Emma Russo. Zingaretti lancia la nuova applicazione per aprire il partito e frenare le correnti. Questa notizia che diamo anche a chi fosse interessato in rete il 15 ottobre con lo slogan Tu vali tu. Zingaretti oggi ha presentato un'app del Partito Democratico. A un certo punto ho letto che si dice nell'app sarà possibile condividere le verità del PD. Sì, ma il punto è quali verità? Ma chissà come la raccoglie questa notizia sia dell'app che dello slogan la famiglia media del PD, che comunque è stata raffigurata, non è qualcosa di astratto, sì, sì. No. In un vecchio spot. Che nell'immaginario. Ve lo ricordate? Lo mandiamo un attimo, 10 secondi, pure solo per... Sì, sì. Comunque stavolta il PD non lo voto. E come mai? E dimmi una sola cosa buona che ha fatto il PD in questi anni. E qua finiva lo spot. Non bisogna avere paura della storia passata. Chi non ha radici non ha futuro. Two vale two, ma quelle sì, due vale due, qua, e two vale two. Se non è interpretazione quella, two vale two. Papà, mamma, c'è anche l'inno. De che? Certo, stavamo scherzi, c'è anche pure l'inno. L'inno dell'app? Sì. L'inno dell'app. Fa un po' sentì. Il vostro inno non è bandiera rossa, lo possiamo dire ufficialmente. E mi sto spogliando tu, vali tu, vali tu. Volo strano tu, vali tu, vali tu. Mi sta dando il cielo tu, vali tu, vali tu.